Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Exotic Farm Canale. In questo nuovo video andremo a vedere la scheda di allevamento del Carassus auratus, o meglio del pesce rosso. Il pesce rosso è un cipriene proveniente dall'Asia orientale, anche se è stato diffuso dall'uomo in quasi tutto il mondo. Per questo motivo lo possiamo trovare anche in Europa o in America. La particolarità di questo pesce è la numerosissima quantità di varietà che possiamo trovare in commercio. Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione. Esistono i pesci rossi eteromorfi e i pesci rossi omeomorfi. Gli omeomorfi sono tutti quei pesci rossi che hanno la forma uguale a quella selvatica. Quindi corpo allungato, snello, con una forte muscolatura e pinne piccole. Invece le varietà eteromorfe sono tutte quelle varietà, come per esempio Oranda, Oranchou, Oriflamma, eccetera, che hanno una forma più tozza, pinne più lunghe, doppie, e come stavo dicendo appunto la forma è tozza a forma di uovo, e un nuoto ovviamente molto più lento. Un mito che voglio sfatare anche io in questo video è quello dei pesci rossi nella boccia. I pesci rossi, poi ovviamente dipende dalle varietà, sono animali che crescono da un minimo di 20 a un massimo di 30 cm generalmente, e che possono vivere da un minimo di 20 a un massimo di 30 anni. Per questo motivo capite bene che un animale del genere tenuto in una boccia non farà altro che soffrire per quei pochi anni che vivrà all'interno. Il problema di questo povero pesce è che è un pesce molto resistente, di conseguenza se voi lo metterete in una boccia, ricordo che la boccia, oltre a essere sbagliata perché di piccole dimensioni, perché senza un filtro, lo è anche per la forma bombata dei vetri, cosa che andrà a rovinare la vista del pesce sia a lungo che a breve termine. Tornando al discorso di prima, come vi stavo dicendo, i poveri pesci rossi sono animali così resistenti che molto spesso, se messi nelle bocce o nelle mini vaschette, riusciranno a sopravvivere, sentite bene, sopravvivere, per parecchi anni. Non è raro che delle persone si vantino di aver fatto vivere un pesce rosso per 7-8 anni in una boccia. Ma basti pensare che sono pesci che vivono tranquillamente 30 anni se non di più. Per questo motivo 7-8 anni sono una frazione veramente minima della vita del pesce. E capite bene anche che un pesce rosso, se tenuto bene, già nell'arco di 2 anni raggiunge la dimensione tranquillamente di 20 cm, parlando di animali gestiti veramente bene. Un'altra cosa importante è che nella boccia i pesci vanno a soffrire di nanismo. Il nanismo non è altro che il blocco della crescita delle ossa, ma la continua crescita degli organi. In questo modo indurremo il pesce ad una sorta di compressione dall'interno verso l'esterno, che andrà a uccidere il pesce nel giro di qualche anno, se non morirà prima per altri motivi come acqua troppo sporca o alimentazione veramente troppo sbagliata. Ultima cosa, per chiudere il discorso della boccia, volevo ricordare che nella maggior parte dei comuni italiani è illegale, quindi considerato reato, tenere pesci vivi in meno di 30 litri d'acqua. Questo però non vuol dire che se abitate in un comune dove questa legge non è applicata potrete comunque tenere i pesci rossi nelle bocce. Prima di tutto per un motivo etico, ovvero che state seviziando un animale portandolo in condizioni veramente vergognose e facendolo soffrire per molti anni. Un altro motivo è che per la legge, e vi leggo testualmente, gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. Quindi teniamo a mente quanto vi ho letto. Detto questo, passiamo ora alla vera e propria scheda allevamento. Partiamo col dire che il pesce rosso originario non è in realtà rosso, ma è di colore bronzo-verdastra. Tra le varietà che troviamo in commercio abbiamo quella classica, ovvero rossa, abbiamo il cometa, ovvero classico però con la pinna caudale allungata, abbiamo il sarasa, tipico con una colorazione a macchie, bianca e rossa generalmente, abbiamo lo shubunkin, molto particolare per la sua colorazione puntinata, generalmente nera e bianca con screziature arancioni, e abbiamo qualche altra varietà un po' meno importante. Parlando invece delle varietà eteromorfe, un esempio è il carassio occhi a bolla d'acqua, ovvero quel pesce che ha delle sacche ingrossate piene di liquido sotto gli occhi. Voglio ricordare che tale pesce sarebbe da non comprare, questo perché è un animale che soffre per tutta la vita per via di queste grosse sacche, quindi andrebbe comunque boicottata la sua vendita. Un altro che possiamo trovare è il cosiddetto Fantail, poi troviamo il Celestial, troviamo il chicco di riso, troviamo l'Oriflamma, troviamo il Pompon, troviamo l'Oranda.
il Blackmore, il Ranchu, il Wakin, il Ryukin e tanti altri. Una cosa importante da dire è che le varietà eteromorfe, ovvero tutte queste qui più selezionate con code lunghe, gibbosità eccetera eccetera, crescono un po' meno delle varietà classiche, difficilmente superano i 22-25 cm. Invece le varietà classiche molto spesso superano anche i 30 cm. Io personalmente ve lo posso dire perché ho degli animali che superano questa dimensione. Parlando invece del vero e proprio allevamento, partiamo con la cosa più importante. Sfatiamo i miti, come ho già fatto con la boccia, dei pesci rossi in 10, 20, 30 litri. E partiamo col dire che sono pesci che hanno bisogno di vivere almeno in due. Questo perché sono molto sociali. Quelli lì eteromorfi, quindi molto selezionati, con gibbosità, eccetera, eccetera, li possiamo tenere, per esempio, una coppia in un 200 litri. Un acquario di 200 litri li può tranquillamente ospitare, anche se sarebbero meglio litraggi superiori. Quindi comunque diciamo un 100 litri l'uno. Parlando invece delle varietà classiche, quindi quelle simili al selvatico, il classico pesce rosso da un euro per intenderci, hanno bisogno di molti più litri per quanto mi riguarda. E partiamo col dire che quelli sarebbero pesci solamente da laghetto. Io personalmente ho un laghetto da 1500 litri dove al momento ospita 7 pesci rossi, i pomelanici, che è una varietà ovvero tutta bianca però con gli occhi neri, molto particolare peraltro, che sto selezionando. In acquario invece sarebbero assolutamente da non mettere, perché se un pesce rosso arriva a superare i 30 cm in un acquario da 200 litri per esempio, significa che il pesce con due pinnate se lo fa tutto, e quella per un animale sarebbe una vita non assolutamente degna per quanto mi riguarda. Se comunque vorremmo allevarli in acquario perché magari non abbiamo dove metterli, perché magari ce li hanno regalati e non abbiamo un laghetto eccetera eccetera, per esempio per un paio di pesci rossi 250-300 litri di acquario potranno anche andare bene, però sempre col discorso che non sarà il modo migliore per farli vivere e sicuramente non raggiungeranno mai dimensioni corrette. Un'altra cosa importante da dire è un filtraggio sovradimensionato, questo perché sono animali che sporcano molto. Poi c'è da sfatare il mito che mangiano le piante, questo in realtà è vero ma in parte. Alcune piante molto tenere effettivamente potrebbero venire mangiate, specialmente se abbiamo dei pesci che li teniamo in acquario. Il laghetto invece è tutto il contrario, il laghetto è difficile anzi che vanno a toccare le piante. Al massimo toccheranno piante molto tenere come per esempio la lemna minor, che è galleggiante, ma quella si riproduce in quantità praticamente industriali. E c'è da dire che in laghetto hanno un'alimentazione molto più naturale, quindi larve di zanzara vive, insetti, il cibo che forniremo noi, e quindi difficilmente andranno a toccare le piante. In acquario invece basterà semplicemente fornirgli un'alimentazione corretta, quindi un buon pellettato di marca di qualità ovviamente. Anche i mangimi per koi non troppo grossi andranno benissimo, anzi ve li consiglio, come per esempio quello della GBL. E soprattutto una cosa importante è fornire delle verdure bollite, questo andrà a saziare tra virgolette la loro fame di piante, e quindi si andranno a sfogare con magari della lattuga o delle zucchine bollite. Anche dei piselli li possiamo fornire tranquillamente. Per quanto riguarda la ghiaia della vasca, una ghiaia non troppo fine perché andrebbero a ingoiarli, o un po' più grande della loro bocca, però allo stesso tempo non troppo grossolana perché andrebbe ad andare a filtrare lo sporco nel fondo, oppure una sabbia, la potremmo usare tranquillamente. Per quanto riguarda le temperature possiamo dire che sono dei pesci di acqua fredda, ma occorre fare una distinzione. Gli omeomorfi, ovvero quelli con la forma classica, per capirci quelli da un euro come ho detto poco fa, lì possiamo tenere tranquillamente, anzi sarà meglio tenerli a temperatura ambiente, quindi sia in laghetto che in acquario non dovremo usare apparecchiature come termostati, termoriscaldatori eccetera eccetera. Per quanto riguarda invece gli eteromorfi, quindi tutte quelle varietà particolari, orando, rifiamme eccetera eccetera, hanno bisogno di una temperatura che va dai 23 ai 24 gradi. Ovviamente non tutti, stiamo generalizzando, però in quel caso lì, se li terremo in acquario, e alcuni potranno essere tenuti solo in acquario, dovremo utilizzare un termoriscaldatore settato a 24 gradi. Alcuni di essi, come alcuni Oranda e Blackmore, possono vivere tranquillamente anche in laghetto se non viviamo in regioni troppo fredde. Io per esempio vi posso dire che nel mio caso ho un Oranda e un Blackmore all'esterno da 2 anni ormai e vivono tranquillamente, peraltro crescono anche molto. Parlando invece dei valori dell'acqua, non sono pesci particolarmente esigenti, possiamo dire che un pH che bada da 6 a 8
va bene, però è meglio ovviamente un pH che va da 6,8 fino a 7,5, questo è il range migliore, e un GH che va da 6 a 20. Vi ricordo, anche in questo caso i valori intermedi sono i migliori. Per quanto riguarda le convivenze, possono convivere con molteplici specie, ovviamente parlando sempre di laghetto. In acquario io i pesci rossi in realtà neanche li considero, però se vogliamo tenerli in acquario è meglio tenerli assolutamente soli. In laghetto potremmo tenerli con le gambusie, per esempio, di cui peraltro ho fatto la scheda di allevamento, ve la lascio qui su in alto. Però ricordate che sono pesci predatori per quanto riguarda uova e avannotti, di conseguenza buona parte delle uova dei pesci rossi verranno predate. Un altro pesce con cui potranno convivere tranquillamente sono le carpe koi, ma ricordiamoci che una carpa koi adulta ha bisogno di minimo 5.000 litri a testa per vivere bene, anche perché vi ricordo che una carpa koi adulta può raggiungere tranquillamente il metro di lunghezza e parecchi chili di peso. Altri pesci con cui possono vivere sono per esempio le scardole, oppure per esempio i luciscus. I luciscus pure vi ricordo che sono dei pesci che da adulti raggiungono dai 50 agli 80 cm di lunghezza, quindi anche essi hanno bisogno di litraggi molto elevati. Altri pesci con cui possono convivere sono vari persici, come il persico sole, ovvero l'Epomis gibbosus. Altro pesce che io allevo, magari ci faccio la scheda di allevamento. Possono convivere anche con altri pesci, sempre di acqua fredda, perché ricordo il pesce rosso è di acqua fredda, come per esempio le sanguinerole, il Rhodeus amarus e qualche altro. Parlando adesso della riproduzione, possiamo dire che sono dei pesci particolarmente semplici da riprodurre, sempre parlando del laghetto. In acquario invece la cosa si fa molto più complessa. Però diciamo che se avete un acquario ben allestito, molto grande, quindi molto grande, ricordo che la cosa più importante per i pesci rossi è la taglia della vasca, almeno 200-250 litri, e si metteranno le condizioni giuste per riprodursi e ovviamente i pesci saranno adulti. In primavera i maschi cominceranno a corteggiare le femmine, dopodiché andranno a deporre le uova, i maschi le feconderanno, nasceranno gli avannotti che appena nati sono davvero piccoli. Dopo l'assorbimento del sacco vitellino cominceranno a dover essere nutriti con impusori o naupli di Artemia salina. Qui state vedendo probabilmente delle clip di avannotti nati da me. Una cosa interessante è che i pesci rossi, prima di raggiungere il loro colore vero e proprio, che nel caso del più classico è rosso, comunque arancione, possono passare da un minimo di 3 mesi dalla nascita fino a un anno. Non è raro vedere che dei pesci rossi in laghetto dopo un anno di vita sono ancora totalmente grigi come quando sono appena nati. Il colore ovviamente lo acquisteranno poi in seguito. Parlando invece della riproduzione in laghetto, non dobbiamo fare assolutamente nulla. Con l'arrivo della primavera e quindi l'innalzamento delle temperature in modo naturale, i pesci rossi saranno invogliati alla riproduzione e di conseguenza, come praticamente tutti i ciprinidi, andranno poi a fare i vari corteggiamenti. Vedrete i maschi che inseguiranno le femmine e daranno dei colpetti nella parte bassa del corpo con la testa, dopodiché seguirà la deposizione, le uova verranno fecondate, le uova si schiuderanno. Se non avete pesci predatori come gambusi e persici o altro, la maggior parte dei piccoli cresceranno e arriveranno all'età comunque diciamo adulta. Ricordo anche che possono fare migliaia e migliaia di uova, di conseguenza ci sarà bisogno comunque o di un laghetto molto grande o di un laghetto dove puoi portare tutti gli altri pesci, o ancora meglio comunque mettere dei pesci predatori che, come stavo dicendo prima, mangiano le uova, però non in quantità eccessive. Di conseguenza poi questi predatori aiuteranno a mantenere la popolazione non troppo alta. Bene, detto questo io ho concluso, è venuto un video veramente lungo, poi in post editing cercherò di ridurlo al minimo perché qui mi segna già 23 minuti. Vi comunico che per quanto riguarda i pesci da laghetto farò numerose schede allevamento, vi ho detto comunque la carpa koi, il persico sole, la gambusa già l'ho fatta, il pesce rosso oggi, il luciscus lo farò la carpa amur, ne farò vari. Vi ricordo anche che per quanto riguarda tutto il periodo estivo credo uscirà solo un video a settimana. Questo perché il tempo non è molto e soprattutto non mi riesce a pubblicare due video come ho fatto per tutto l'anno. Credo che poi per agosto la pubblicazione di video si interromperà per qualche settimana, ma non ne sono sicuro, comunque poi vi aggiornerò. Che poi credo che da ottobre in poi comunque la pubblicazione dei video tornerà ad essere di due volte a settimana. Detto questo, io vi do appuntamento al prossimo video e ciao a tutti. Oh,